Ragazzi, siamo a Marina di Grosseto, tentiamo di inquadrare, questo è un reshow, lo inquadriamo anche internamente così. Alessandro, com'è la situazione là davanti? E andremo a scoprire una Marina di Grosseto, così come non l'avete mai vista, scoperta con gli occhi di un pilota di reshow. Questo è il freno, ragazzi, questo qua bisogna tenerlo sotto controllo nei casi di emergenza. Il volante è solamente per... Dove andiamo? Andiamo dritti, quindi è del transito, ma mi sembra che a questo punto è chiuso al transito, non mi sembra che passano automobili. Vedo che questi vanno a spingere, che sarà da spingere qua? Allora qui mo facciamo l'inversione, dai. Ci giriamo qua Eh dentro. sì, qui c'è il mercatino dell'antiquariato. Pensa, questo era proprio, Alessandro, questo era proprio il posto mio, del mercatino. Ce la fai a fare l'inversione così? Sì. Ok, allora mentre fanno l'inversione, si occupano di fare l'inversione, io vi faccio vedere come è fatto il risciò. Intanto guardiamo Marina di Grosseto là, che magari ci ritorniamo a piedi. E ok. Aspetta, si è fermata qui. Sì, ma andiamo avanti, avanti ragazzi. Qua. Andiamo a Questo è il destra. volante del secondo passeggero, invece è fittizio. Io mi sono messo come passeggero per fare il video. La madre guida meglio di Guida, tuo guida, padre, guida in un perché modo tuo padre. eccezionale. Sì, perché se io tengo contemporaneamente la telecamera e il volante, poi non riesco a tenere il freno. Mia madre. Capito? Mia madre. Gira a destra. Andiamo a vedere, guardate, incredibile, Marina di Grosseto. Marina di Grosseto vista con gli occhi. Vista con gli occhi di un bambino che la vede per la prima volta. Alessandro, cosa ne pensi di Marina di Grosseto? Sì? Ah, ecco cosa c'è di bello! Allora, individuiamo bene, davanti alla chiesetta. Mamma mia. Mercatino, ragazzi, eh? Dopo Dopo ci torniamo a veniamo piedi, qua a eh? vedere proprio questo mercatino qua Andiamo adesso, avanti eh? qua. Il mercatino che faceva mille cinghini, Facciamo il pensate, giretto. prima di diventare top youtuber e l'uomo dei big money, lavoravo, che bei tempi, ragazzi, quando lavoravo. Sono passato da bei tempi a tempi bellissimi. Aspetta, Facciamo passaggio, eh? eh? Sì, ma sei tu che guidi, accostati. Adesso non posso. Ragazzi, ma dove l'abbiamo presa sta bici? La ricordate? Per riportargliela? Ci torniamo indietro, siamo andati solo in questo mezzo. Dici? Oddio, vogliamo cominciare ora? Allora, eccolo là, no, ho capito qual è la zona, è laggiù che l'abbiamo presa, è là che l'abbiamo presa. Allora facciamo il giretto, dai, andiamo fino in fondo. Fondo e poi giro. Dai, sono solo 3 minuti di video, facciamo almeno 10 minuti di video, così almeno facciamo più soldi, dai. Avanti, avanti. Lavoriamo 10 minuti al giorno almeno, cavolo, dai. Io mi sono preposto almeno, mi sono preposto questo limite, giusto? Alessandro, intrattieni i nostri amici, mentre noi inquadriamo. Qui si prende il gelato, Gigi abbiamo un bambino. Alessandro, questa è Marina di Grosseto, che nazione è? Eh? Italia, ragazzi, siamo in Italia, in Toscana, ragazzi, per l'esattezza. Giù in fondo vediamo delle barche a vela, cioè, quindi io vi posso dire con certezza. Quello è lungomare. No, lungomare a destra, lungomare è di qua a destra, qui in fondo ci deve essere tipo un qualla cosa dove le barche vengono inserite nel mare. Travel, agenzia viaggi, frutta. Frutta. Vediamo, qui c'è la via a destra, questi ci entrano in bicicletta, pure noi. Allora, giriamo a destra, ragazzi, eh? A destra. Non c'entriamo. Forse. Io ci sarei entrato. Eh sì, certo. Da lì e La lì. municipale apposta qui. Andiamo dritti, Perché non fanno dritti, passare dritti, risciò? dritti, dritti, dritti. Siamo due. C'è scritto non riuscì? No, però avrebbero fatto più spazio in quel vaso. Ci si è messo proprio lì. Andiamo, andiamo. Trattoria da Valdo. C'è il disegno del cinghiale. Se mangia il cinghiale, trattoria da Valdo. Non è questa. Buono cinghiale. Ma c'è l'orso. Andiamo ragazzi, eh? Adesso qui vediamo le barche a vela da vicino, ci siamo avvicinati alle barche a vela. Ecco,
Adesso qui proviamo a raggiungere il porto turistico. Dopo ci torniamo. A destra. A destra. Vai, metto la freccia. Dritti, siamo nel senso giusto ancora. Ragazzi, quello è il porto turistico. Bardanello. Andiamo dritti, quello è il contromano, questo è quello che ho cappello, striscia là. Ecco, non c'è nessuno. Il cartello è chiaro. Eccetto autorizzati. Invece qua a destra ci puoi girare, questa qua. Vedi il cartello che dice. Esatto, vuol dire che devi girare qua. Sì. E qui ci possiamo passare, vai ragazzi. Mi fa il bucale, eh? Buche. E mo ci accostiamo qua. Ecco, ci accostiamo. Che ci accostiamo? Poi in vacanza. La moto, pensavo alla macchina. Certo, è una moto, sì. È una macchina. Come ho fatto a vedere la moto? Dai, c'è lo specchietto retrovisore. E la macchina aspetta, oh. La macchina aspetta. Mica potevamo disintegrare il show noi. Gabbiano azzurro, ragazzi. La macchina dove dovrà andare? Se mi mette la freccia, no. Non è che sto qui. Vai, passa qui dove passano le biciclette, dai, qui ci sono le biciclette. Vai, fermati qua. Grande. Allora ragazzi, qui. Sì, qui con le bici si sono passate le bici. È Gabbiano Azzurro, lo stabilimento che abbiamo superato, ragazzi. Allora, qui è piano di biciclette, eh? Noi. Vediamo anche sta piccoletta zona pedonaletta. Questo sarà un passeggio serale con tutti i marocchini. Destra e sinistra. Bagno Raffaello, ragazzi. Dov'è che vi porta mille accendini? Potete viaggiare gratis, comodamente, col vostro tablet, ragazzi. Che fa sulla bicicletta? Al fresco il tetto, eh? Sì, alla bicimacchina che dobbiamo tagliare domani. Potete. Domani facciamoglielo. Potete viaggiare comodamente. Certo che sì, ce l'ha, c'ho il video. Allora, riciclo il cam. Allora perché non glielo fai vedere col signore? Dopo io lo faccio vedere, eh? Facciamo vedere. È stato molto gentile. Molto. Ai. Siamo parabole. Il sistema. Non è cattivo come quella come quel bar. L'ha strillato quel signore, mi ha detto quello ieri sera. Basta acqua. Anche dell'acqua. Quante volte gliel'hai chiesto, Alessà? No, ma penso da sinistra. Qui? Sì, pian pianino, vai. E l'ho chiesto solo quattro volte. E la quarta volta te l'ha dato il tanto risposto male. Sì, ma io stavo comprando la bottiglietta, lui non ha aspettato, gliel'ha chiesto. Bambina, era in buona fede. Ma gliel'ha chiesto quattro volte e te l'ha data tre volte, o gliel'ha chiesto quattro volte e non te l'ha data mai? Quattro volte, sempre data. Allora, esatto, ha detto non veni più, sai, eh. Dio quanto è piena. È piena. Io andrei via da questo posto. Ma certo che devi andare via, anche perché dobbiamo restituire, questo se paga la cosa. Mica certo, andiamo a riportare, poi facciamo una passeggiatina al mercatino e poi scappiamo. Perché non ci Un quarto d'ora. Ah ragazzi, noi siamo stati ad Alberese, quindi noi oramai siamo per la natura selvaggia. Qui però toccherà fare la sosta al negozio di? Ah, vedi bambino, sempre del. Invece un biliardino però, eh. Devo dire la verità. Poi ci torniamo a piedi, dai. Ah raga, ve li lascio qua voi due e ci prendiamo un attimino una cosa al bar davanti alla spiaggia e io riconsegno il risciò. Dai, oh, monumento alla Ferrari, oh. Ma qui puoi uscire, piano piano a mano. Ma come non posso uscire? Sto buono uscire, vai tranquilla, scendete qua, è inutile che ve li fate sta passettina. Vai lì al barretto, Alessà, te lo pigli un gelato e poi dopo giochiamo a biliardino. Col mal di pancia, mo vediamo quello che si prende. Allora, va bene, dai, continuiamo. Continuiamo, dai. Stai bene adesso? Che facciamo? Passiamo noi, grazie. Qui mi sei riuscito, ci possono stare qui. Boh. Allora. Da qui possiamo uscire. Qui è il mercatino. È il mercatino dove stavamo prima, ragazzi, questo qua, dai. Qui forse non si può. Piano pianino, ci sono le biciclette, dai. Beh, ce l'avrebbe detto non andare là. Ci sono le biciclette, dai. Pensate, qui c'era mille accendini che faceva proprio questo mercatino. A sinistra, vai, sinistra.